Questi fotografi, tutte le persone sono venute e i nostri associati, consiglieri dell'AFI che sono presenti e ringrazio tutti quanti perché ogni anno ci fa piacere essere qui e consegniamo, ormai è una tradizione, 61 anni che l'AFI consegna dei premi che sono premi che vanno agli artisti in gara, premi alla carriera, premi agli operatori del settore, è una vecchia tradizione, la storia dell'AFI si accompagna alla storia del Festival di Sanremo. L'AFI è nata nel 1933 ed è, diciamo così, da quando è iniziato il festival, l'AFI due anni dopo è diventata subito parte del Festival di Sanremo e lo è tuttora, con entusiasmo, con impegno, sono 180 aziende di imprenditori italiani con il loro patrimonio, con i loro sforzi, con le loro energie, ci mettono tutto l'impegno e portano avanti la musica italiana in Italia e nel mondo. Tra queste aziende c'è anche la C Production di Albano, che quindi non è soltanto artista ma è anche produttore. In questo caso però noi diamo il premio alla carriera ad Albano artista e questo ci fa particolarmente piacere, particolarmente onore, proprio perché è anche un nostro associato, oltre ad essere un grande artista, che ha segnato la storia della musica italiana ed è un ambasciatore della musica italiana nel mondo, anche questa è la cosa più importante. Quindi io ci tengo particolarmente anche perché sono legato a lui da sentimenti di amicizia e quindi mi onora di averlo non soltanto come associato ma anche come amico e un applauso ad Albano al grande artista. Però quello che volevo aggiungere è che appunto normalmente il premio alla carriera è un epitaffio, in questo caso non è assolutamente così perché Albano, questo è un premio alla carriera, ma sono convinto che ci rivedremo tra altri 10 anni con un altro premio alla carriera o ci vedremo qui a Sanremo con altri premi, questo è il secondo, esatto. Quindi voglio dire, quindi la carriera di Albano è una carriera infinita, quindi da qui in avanti ci sarà un'ulteriore carriera sempre più brillante per Albano. Complimenti, grazie ancora, grazie. Ci tenevo anche a sottolineare che questo bassorilievo ci è stato omaggiato da Michele Affidato che è vicino a me, che è l'orafo, il grande orafo italiano che consegna anche da tanto tempo. Esatto. E poi ci abbiamo Miss Italia, Maria Perruzzi, che è qui vicino, è meglio vedere tu il premio che fai sicuramente. Che Dio ti strabenedica. Sì, è il sud. Facciamo è il sud. Attenzione. Diciamo che l'Italia produce bene. Dal nord al sud e il centro compreso. E le isole non escluse. Esatto. Allora. Ti piace? E lo regalo. Scusa, Mica. Tu sei tu, no? Mica, Michela, Michela, grande Albano. Voilà. Io dovrei dire qualche cosa sull'argomento. E tutte le parole sono giuste e sono confuse da un attacco di emozione perché. Nonostante il mestiere, nonostante l'affrontare tantissimi teatri, quando ricevi un argomento del genere è come una nebbia in piena Milano, ma solo che come Milano esiste anche nella nebbia, così Albano e l'AFI esistono nella nebbia di questo attacco di emozione del momento. Grazie. Grazie. Va bene. Albano di qua, grazie. Vai un po'. I psicanalisti. Signori, è stato un piacere. Grazie. Prendo il microfono. Vano. Una domanda sola, guarda, siamo già in onda. Senti, ieri eri alla RAI con Lorella Cuccarini, tieni questo un attimo. L'elemento Sanremo. Tu ne hai vissuti molte, tra l'altro, di polemiche negli anni? Tante. Però
l'importante è che uno riesca sempre a dire quello che ha dentro, perché grazie a quello poi si la identifichi ancora meglio, capito? Nel bene o nel male. Le canzoni ti sono piaciute? No, lascio dei giovani chapeau, veramente eccezionali. Parlavamo prima appunto di Antonio Maggio, un tuo conterraneo. Maggio, un grande. Che non l'ho visto, poi vedi subito la gente quando riesce a uscire fuori dal... quando buca lo schermo o quando poteva farne a meno, poteva fare un altro mestiere. Senti, c'è stato un personaggio ieri sera sul palco dell'Ariston, mi rivolgo a Pippo Baudo, che è stato con te tanti anni. Sì, sì. Che presenza hai visto sul palco quest'anno? Come che presenza? Come l'hai visto? Pippo. L'ho visto con gli occhi, ma soprattutto... No, sto parlando appunto professionalmente. L'ho visto con gli occhi, ma soprattutto con gli occhi del cuore, con gli occhi della devozione, perché io a Pippo devo tanto, devo molto, devo quasi tutto. Sempre stato un bel faro per me, in tutti i momenti della mia esistenza. Chiamarlo presentatore per me è già riduttivo. È padre, fratello maggiore, consigliere, è l'uomo che non deve mai mancare al tuo fianco, anche quando non c'è fisicamente, è eccezionale. La parola amore a Sanremo continuerà per sempre, gli argomenti sono secondo vari. Me, ma guai, cioè, dobbiamo preoccuparci quando non ci sarà più, perché l'amore, come ben sappiamo, è il motore della vita. Vogliamo togliere pure quel motore della vita? Poi è così bello, amore. Oh. 2014, allora ci aspettiamo. Invece oggi si tende più a dire vaffan, è vostro, amore, pensa come addolcisce la vita. Bravo, grazie. Sì, tu sei ambasciatore della musica italiana. E basta, dai, un autografo anche per noi. Cosa trovi, cosa provi quando vai all'estero a cantare con tutti coloro che ti seguono, che ti vengono a vedere? Grazie. Sai, per me è sempre un esame, in qualsiasi posto io mi trovi. Dall'America alla Russia, dalla Cina al Giappone, è sempre un esame e forse quella è la mia chiave di lettura della vita. Io non mi sono mai sentito arrivato, perché non mi sento, non è eccesso di umiltà o eccesso, proprio non mi sento arrivato, quindi per me è una gara con la quotidianità, è un esame con la quotidianità. Quando poi gli applausi arrivano copiosi, grazie a Dio quasi sempre succede, allora dico, però c'è mai, te la sei cavata pure questa sera. Senti, tu parlavi prima di nostalgia, di adozione, di amore, cose veramente belle. Ecco, stai dicendo che sto invecchiando? No, intendo dire, prendendo spunto da una vecchia canzone, la nostalgia è sempre canaglia oppure no? Ma guai se non fosse canaglia. Canaglia poi in questo senso non è sentito in maniera negativa. Assolutamente, canaglia perché positiva. È forte. Ultima domanda, senti, adesso andrai forse dove? In Russia, la prossima tappa qual è? Russia, Spagna, Germania, Austria, Bulgaria, c'è male questa. L'ultima cosa, ti rivedremo a Sanremo prossimamente, allora c'è la voglia di tornare come, diciamo, tra virgolette, concorrente? Sì, sì, te lo dico io, cioè, io non vedo l'ora di ritornare da concorrente a Sanremo. Bene, grazie. No, stai no, una foto. Bene, tu. Tanta musica, tanti Sanremo, ma anche, devo dire, lei ha scoperto anche tanti personaggi nel mondo musicale, tanti giovani, ha permesso di esaudire il loro sogno, è vero, nel corso della sua carriera anche da discografica? Beh sì, direi soprattutto questo, perché sono ormai 40 anni che faccio questo lavoro, quindi stasera per l'appunto abbiamo qui come super ospite Andrea Bocelli, che praticamente 20 anni fa abbiamo cominciato a lavorare con lui, che era praticamente sconosciuto. Poi abbiamo stasera Malika Yan, che ha cantato ieri sera, che ha fatto, si è esibito in quel balletto carino con una vecchia canzone del 69, mi sembra, 1969, Cos'hai visto nel caffè. E poi abbiamo Rafa Golazzi, che è un grande musicista, oltre che un arrangiatore, un autore, insomma. E poi, poi abbiamo Bocelli, assolutamente. Stasera. Ecco, ma una curiosità. Poi abbiamo Elisa Negramaro. Poi tanti, ma ecco, lei percepisce, prima ancora che diventino famosi, da cosa percepisce che c'è qualcosa di diverso? Questo lo diciamo anche per tutti quelli che credono e sperano di avere un talento. Da cosa si percepisce? Ma io cerco di trovare l'unicità in un talento, cioè
diciamo che ci sono tanti cantanti che assomigliano ad altri cantanti. Io non cerco questo, cerco di trovare qualcosa, qualcuno che abbia qualcosa di diverso, che è la sua personalità, la sua voce, comunque il suo modo di cantare, il suo modo di scrivere. Perché il mondo è grande, c'è tanta offerta e abbiamo bisogno di avere talenti che abbiano una riconoscibilità. Ci sono le radio che mandano tantissime voci, tantissimi progetti, però spesso non riconosciamo le voci, per esempio. Io invece do molta attenzione alla voce, perché la voce è la testa di ponte del progetto. E poi naturalmente ci piace lavorare con qualità, quindi la qualità costa, speriamo sempre che ci siano delle persone che, amando la musica, la riconoscono e la paghino anche, giusto. Non dovete scaricare dai siti illegali, perché quello fa male a noi, fa male alla musica, giusto, e impoverisce tutti. Quindi vi prego di godere della musica, se ne siete dei fruitori, pagatela giusto. Assolutamente. Un'ultima domanda, cosa ha provato ieri sera quando la Letizietto è arrivata sul palco in una, tra virgolette, parodia di quello che era, diciamo, il suo look di tanti anni fa? Beh, una grande tenerezza. Poi io adoro Luciana, che trovo che è straordinaria, e se c'era bisogno, non ce n'era perché la conosciamo, ma insomma questo festival le ha consentito di vederla anche in più sfaccettature, e Fabio è stato veramente straordinario. Noi ci troviamo qui, è una gara, però non sentiamo quella tensione che c'era negli altri anni, perché Fabio mette tutti, diciamo così, a proprio agio, e questa è una grande dote anche per chi ha anche aziende, voglio dire, o in tutti gli altri ambiti. E io mi sono ricordata quando avevo 19 anni che cantavo quella canzone. Le mie quotazioni in famiglia rispetto ai miei nipoti sono salite enormemente, perché Sanremo non lo guardavano mai, invece quest'anno, perché Luciana Letizietto guardano Sanremo, per cui quando hanno visto che lei mi ha invitato, si è messa il caschetto, le mie quotazioni ormai sono diventate molto importanti. Mica male. Allora io direi, se voi siete d'accordo, visto che coloro che sognano sono tanti, noi auguriamo a Caterina un buon lavoro, perché il suo buon lavoro potrà permettere a qualcuno di poter coronare il proprio sogno discografico. Va bene, grazie Caterina, grazie. Il dottore appena chiamato Gibbia mi ha detto di salutarti. Senti, mi raccomando il microfono, passiamolo bene. Allora, ci siamo? Buona. Allora, abbiamo beccato qui a Sanremo, indovinate un po' chi? Uno dei contestatori della prima serata. Quella piccola contestazione con Crozza. Ecco, facciamo subito parlare il diretto interessato per darci una motivazione a questa contestazione. Come mai? Perché secondo me io mi aspettavo un bel festival di Sanremo, e quindi ascoltare tante belle canzoni e non sentir parlare sempre delle solite cose che secondo me debbono stare in altro luogo, in una bella tribuna politica. Quindi più che un festival di Sanremo, sembrava, da quanto ha ascoltato lei,